Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata dell'intervista speciale, il format di Rete Sole che, lo ricordiamo, sempre va in onda in contemporanea in Umbria sul canale 11 e in provincia di Roma sul canale 110 del digitale terrestre. L'intervista speciale, così come tutto il resto della programmazione di Rete Sole, è anche visibile in streaming. Come vederci in streaming è semplicissimo, basta accedere, collegarsi al nostro sito ufficiale www.retesole.it e poi accedere proprio alla sezione streaming che si trova in home page, nella parte superiore del sito. Allora, nel corso della prossima mezz'ora parleremo più nel dettaglio di La mia unica vita, La mia vita unica, libro firmato da Cristina Pisano e dalla dottoressa Valeria Sasso, che è una psicologa clinica e psicoterapeuta, un libro questo che è uscito diverso tempo fa per scatole parlanti, ma che risulta essere ancora molto letto nel nostro paese e anche di questo aspetto parleremo più nel dettaglio tra poco. Noi abbiamo in collegamento le due autrici di questo testo che vado subito a salutare, quindi saluto intanto Cristina Pisano, buonasera. Grazie, buonasera anche a voi. E saluto anche la dottoressa Valeria Sasso, buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, per conoscere meglio il contenuto di questo libro, di cui tanto vediamo la copertina, non si può prescindere ovviamente dalla tragica esperienza che è stata vissuta da Cristina diverso tempo fa. Esattamente il 18 novembre di 4 anni fa, era il 2018, un malore improvviso e poi un ricovero d'urgenza in ospedale, tanti giorni complicatissimi, passati in terapia intensiva, addirittura tre arresti cardiaci e un'intossicazione da farmaci e poi addirittura l'amputazione sia delle mani che dei piedi. Cristina, allora, che cosa si prova a ripensare oggi a quel periodo così assurdo? Un periodo che tra l'altro credo sia opportuno ricordarlo, riferirlo a chi ci sta guardando. Un periodo vissuto principalmente in uno stato anche di incoscienza. Cosa ti senti di dire? Sì, è così. Diciamo che ancora oggi sento il dolore e lo sgomento. È successo tutto troppo in fretta e in maniera anche molto, molto assurda. Perciò la ferita in alcuni giorni è abbastanza aperta. E credo e spero che il tempo mi aiuterà a lenire le ferite, ecco. Dottoressa Sasso, vengo da lei. Le chiedo come reagì lei quando venne a conoscenza di questa storia, che cosa pensò inizialmente? Allora, c'è da precisare intanto che io sono stata, ero allora una semplice cliente del salone di Cristina. Quindi, essendo Cristina residente in un piccolo centro, e così pure io in quel periodo, lo sgomento fu veramente grande perché Cristina è molto nota, da un giorno all'altro la troviamo in una condizione proprio tra la vita e la morte. Questa cosa per me fu drammatica, come lo fu per tutti, soprattutto perché le notizie che arrivavano non erano affatto confortanti. Cioè Cristina era praticamente più dall'altra parte, come diremo noi, che non fra noi. Quindi la situazione che ci veniva riferita dai familiari era poco piacevole, anzi abbastanza drammatica. Quindi anche io fui investita da questo tsunami emotivo e rimasi abbastanza scossa. Non l'abbiamo ancora detto, comunque siete quasi coetanee e provenite chiaramente dalla stessa regione, vale a dire la Sardegna. In realtà sono diverse le province, una è di Sassari e l'altra di Cagliari. Ecco, allora sarebbe interessante scoprire esattamente quando avvenne il vostro incontro. Il nostro primo incontro è avvenuto nel mio salone,
nel mio vecchio salone, diciamo, perché poi ho spostato il mio salone in un'altra zona. Lei era appena arrivata da Cagliari, diciamo, e quindi è venuta nel mio salone perché voleva spuntare così la frangia, e lì ci siamo conosciute, e poi abbiamo fatto amicizia, abbiamo iniziato a parlare, e mi ha detto, ci siamo salutate, mi ha detto, ci vedremo un altro momento, e poi ci siamo viste anche in altre situazioni, ecco. Posso intervenire? Prego, sì, assolutamente, prego, dottoressa. In realtà io ho cercato per tanto tempo una parrucchiera che potesse essere minimamente paragonabile a una parrucchiera che io avevo nella mia città, perché poi alla fine noi donne tendiamo anche un po' a stare sempre con chi ci accontenta, ecco. Io venivo appena da Cagliari e mi ero spostata per motivi di lavoro in questo centro, in questo piccolo centro, e dopo aver girato diversi parrucchieri non avevo trovato ancora qualcuno che mi potesse in qualche modo attrarre. E invece quando entrai nel salone di Cristina non fu solo la sua capacità di accontentarmi, ma proprio il suo stile a colpirmi. Era una parrucchiera di città, non so come spiegarglielo, cioè la ritrovavo proprio in uno stile molto originale, molto alternativo, era diversa da non, era diversa dal solito. Quindi probabilmente il nostro primo aggancio era stato un aggancio forse di natura diversa, e noi non lo sapevamo, già non lo sapevamo. Dottoressa, allora a questo punto le chiedo di raccontarci come ha preso piede l'idea di scrivere insieme un libro proprio con l'intento di raccontare la terribile vicenda vissuta da Cristina. Ci racconti un po', ci parli un po' della genesi di questo lavoro. Beh, la genesi fu proprio nel salone, nel senso che Cristina, rientrata dopo il tragico evento e nel tentativo di recuperare un po' se stessa, riprese l'attività non come parrucchiera come prima, ovviamente a causa della sua grave disabilità, ma come imprenditrice all'interno del suo salone. Quindi appena rientrata, io andai lì sempre per motivi legati alla sua attività. E lei, che aveva già un'idea in realtà di voler mettere nero su bianco la sua storia, in quel momento, assolutamente senza pensarci, mi chiese di essere io la persona a cui poter affidare le sue memorie in qualche modo. E io lì per lì rimasi un po', insomma, un po' destabilizzata, perché comunque non è così semplice. Immaginavo non fosse così semplice, non lo sarebbe poi stato creare qualcosa di scritto su questa vita, però distinto, perché comunque Cristina è una persona particolarmente avvolgente e anche molto persuasiva nel suo modo di essere, e dissi assolutamente di sì. Ero convinta di poterle dare una mano in qualche modo, di poterla aiutare. Cristina dirà adesso, infatti, che lei già quando era in terapia intensiva e aveva, anzi, seguito alla terapia intensiva, aveva già intenzione di scrivere qualcosa. Vero, Cri, tu avevi Sì. già. Racconta un attimo il preambolo, dai, con tua figlia. Allora, niente, tanto il progetto libro nasce così per caso, perché inizialmente c'era proprio il desiderio di mettere nero su bianco l'esperienza. Non volevo lasciar sfuggire questa esperienza, la volevo proprio mettere proprio su un foglio. E quindi chiesi a mia figlia di scrivere sotto mia dettatura ciò che mi era successo. E successivamente poi iniziai una volta che ho ripreso l'attività in salone, ho visto Valeria e le chiesi proprio di aiutarmi a scrivere un libro proprio sulla mia vita.
Lei, vabbè, accettò con entusiasmo e da lì, nel lockdown, iniziamo a scambiarci delle mail, dei vocali e così nasce proprio il nostro lavoro. Sì, fu proprio il periodo del lockdown a garantire, diciamo, gli spazi e i tempi per poter iniziare l'attività progettuale. Ovviamente, ma in un modo epistolare, perché altro non avevamo, tramite appunto sui vocali e poi la cosa andò avanti. Quando avanti, con grande difficoltà da parte mia, lo ammetto, il processo di medesimazione, la possibilità di sentirmi Cristina, era praticamente costante in tutte le fasi. E forse diversamente non sarebbe stato possibile avere un libro di questa portata, perché l'emotività che trasuda dalle pagine e anche quella che viene colta poi dai lettori è esattamente, fra virgolette, filtrata da me, ma in realtà di mio forse ho messo la parte della speranza e del coraggio che comunque Cristina ha sempre in ogni fase del suo percorso, del suo processo, ha messo in essere sempre, sempre, perché siamo davanti a una persona che è veramente molto carismatica. Cristina, ritorno da te perché sarebbe interessante anche sapere come venne impostato il lavoro all'epoca, quindi come vi organizzavate esattamente? Mandavi dei brani, degli estratti, degli spunti, delle idee, delle riflessioni alla dottoressa Sassu che poi cominciava a elaborare, raccontaci un po' più nel dettaglio. Sì, allora inizialmente inviai tutto il materiale a Valeria che avevo già scritto, cioè che aveva già scritto mia figlia per me sotto mia dettatura. E poi Valeria mi chiese proprio la possibilità di esprimermi in ciò che provavo in determinate occasioni e quindi iniziai a narrarle tramite proprio dei vocali. Oppure Telefonino. iniziavo a scrivere ciò che sentivo in determinate situazioni e io inviai questo tipo di materiale a lei. Oppure lei mi faceva delle domande in base a ciò che avevo già scritto, proprio per ampliare. E lei iniziò a correggere e a realizzare proprio, è lei che mi aiutò proprio a realizzarlo. Si trattava di assemblare le parti del contenuto, ma soprattutto di approfondire le parti emotive. E questo veniva fatto tramite vocali, telefonate, perché visivamente non potevamo vederci per via del lockdown, perché poi tutto si è concluso nell'arco di quel tempo breve, cioè il libro è stato un flash. Velocemente è stato buttato giù, scritto, assemblato ed è uscito un bel lavoro comunque, nonostante i tempi ristretti. Dottoressa, quanto ci è voluto esattamente per terminare, portare a termine tutto il lavoro, quindi concludere il lavoro di scrittura? Avete sfruttato quindi tutto il periodo di lockdown del 2020, perciò marzo-maggio di quell'anno? Ci spieghi un po'. Io credo che abbiamo iniziato a novembre, no, quando tu sei rientrata in salone, che periodo era dicembre? Allora, io sì, penso di sì, mi Dicembre, ricordo, sì, novembre. novembre-dicembre e poi da lì fino a giugno che è uscito il libro, praticamente No, abbiamo fatto. il libro è uscito ad agosto. Ad agosto, scusi, non mi ricordo i tempi. Allora, il libro è uscito ad agosto, abbiamo fatto anche la presentazione, giusto? Sì, esatto, abbiamo fatto la presentazione ad agosto di 2 anni fa. Nel 2020. Una presentazione, poi ancora ne stiamo facendo, ancora il libro insomma va bene, è sempre molto venduto, è stato anche un caso editoriale per un esordiente. Abbiamo venduto oltre le 5.000 copie. Chiarissimo. Cristina, ritorno da te per chiederti questa cosa, ecco, che cosa ha rappresentato per te partecipare e assistere in qualche modo alla nascita di questo libro? Volevo anche sapere se in qualche modo è stato utile
anche mettersi a riavvolgere il nastro e a ripercorrere le tappe principali di un periodo così delicato. Pensi si possa parlare di un percorso, di un lavoro, di un processo anche terapeutico per certi versi? Esatto, inizialmente è stato un po' come un gioco, cioè un gioco, nel senso che avevo proprio voglia di esprimere questo dolore, e esprimendomi e parlando, comunque ho buttato giù quel dolore, come parlare comunque con una psicologa, con una, io dico sempre, come prendere una pastiglia. Una pastiglia antidepressiva. Sì, è stato un percorso terapeutico e mi ha aiutato tantissimo, appunto perché parlare ed esprimersi ti rappresenta proprio la possibilità di aiutarti. Dottoressa, ritorno da lei per sapere se in passato, nel corso di tutti questi anni di attività, le era capitato di assistere a episodi come quello che purtroppo ha visto protagonista a Cristina. Insomma, le chiedo anche se ha mai avuto in cura pazienti così forti, tenaci, anche carismatici. Prima utilizzava questo termine per definire che la personalità di Cristina, comunque persone, pazienti costretti in qualche modo a risollevarsi dopo un trauma simile. Allora, prima risposta, mai mi è capitato nella vita, non solo terapeutica, di avere una situazione così drammatica davanti ai miei occhi. Mai. E credo che sia anche una cosa molto, molto rara, fortunatamente, perché quello che è capitato a Cristina è per me incredibile, incredibile. Quindi in terapia no, non ho mai avuto un caso del genere, ho avuto tanti altri casi, ma la forza che ho notato rispetto al dramma che Cristina ha portato, io non l'ho mai vista in nessuno. Mai in tempi così brevi, mai senza aiuti di tipo farmacologico, mai senza questa energia, questa forza di stare e soprattutto di trasmettere agli altri. Cioè, Cristina ha una forza che è fuori da ogni logica. Cioè, io ci tengo molto a dirlo perché anche a me trasmette questo, a me come terapeuta, quindi ancora di più a tutti coloro che hanno necessità. Il valore del libro è proprio questo, e c'è stato comunque il feedback costante dei nostri lettori, è quello di leggere una forza e un'energia che è contagiosa, ecco, mettiamola così, contagiosa. Nel suo modo di essere è così. Adesso le dico, mi piace molto questa cosa dirla perché è vero, io quando sono un po' giù di morale, che tutti abbiamo dei momenti, no, nella nostra vita, anche noi terapeuti, mi capita di andare a bere un caffè da Cristina, io esco dal caffè con Cristina col sorriso sulle labbra, perché lei non è mai giù, anche quando in realtà dovrebbe esserlo. Poi lei dirà: non è esattamente così, perché dietro lei sicuramente ha tutte le motivazioni per essere in una condizione di instabilità, di tristezza, anche di disperazione a volte, ma quando è con gli altri non lo è. Poi lei si emoziona quando dico queste cose, ma io le dico lo stesso. Cristina, poco fa parlavamo del fatto che questo libro si sia rivelato dopo la sua uscita un piccolo caso editoriale, sono state vendute migliaia di copie, un libro che ha interessato lettori e lettrici di vario tipo. Ecco, ti chiedo questa cosa, immaginavi nel momento in cui questo libro cominciava a prendere corpo, cominciava a prendere vita, immaginavi un successo, comunque un grande seguito come poi è stato? Allora, io immaginavo sì, intanto perché è un libro molto semplice da leggere, è abbastanza comprensibile. Io dico sempre, anche i ragazzi potrebbero e dovrebbero leggerlo perché è un libro molto scritto in maniera anche molto elementare, quindi è adatto a tutte le fasce di età, ecco. E poi è un libro che è facile da immedesimarsi, proprio centri dentro, perché
è una storia che comunque che racconta una sofferenza esistenziale, quindi è proprio facile immergerti all'interno è abbastanza, come si dice, ti ci butti dentro e ti immedesimi, ecco. Diciamo il fatto che comunque arrivi, sia fruibile a tutti, come ha detto Cristina, e arrivi emotivamente sugli altri. Del lato emotivo è quello che mi torna di più come feedback generale dalla lettura del libro. Cristina, questo libro, l'abbiamo detto e lo ricordiamo perché è opportuno, assolutamente opportuno in questa puntata, si intitola La mia unica vita, la mia vita unica. Ecco, tra queste due espressioni ti senti in qualche modo legata ad una delle due in modo particolare? Ma penso che sono legata a tutti e due, perché alla fine dicono la stessa cosa, che la vita è una, è unica, quindi essendo una te la devi godere nel miglior modo possibile, anche in queste condizioni. Allora, ci avviamo verso la fine di questo collegamento. Volevo chiedere un'ultima cosa alla dottoressa Sassu. Dottoressa, non abbiamo detto che lei dopo questo libro ha pubblicato un altro progetto editoriale intitolato Borderside Psicoracconti, sostanzialmente l'ideale seguito o comunque il successore di questo libro scritto invece con Cristina, di cui abbiamo parlato quest'oggi all'intervista speciale. Che cosa si sente di aggiungere? Insomma, come lo presenterebbe, come presenterebbe quest'opera? Sì, diciamo che l'incipite con Cristina ha permesso a me di essere un po' più sicura di poter portare avanti la scrittura in un modo più mirato e soprattutto in funzione di, diciamo, con l'obiettivo di aiutare il prossimo fondamentalmente. Quindi anche il nuovo libro che poi mi sono accinta a predisporre, ha riguardato cinque storie di tipo psicologico, quindi con una base terapeutica importante, cinque storie vere, cioè tratte da storie vere e poi romanzate ovviamente, che hanno come obiettivo appunto quello di far immergere il lettore in realtà che possano in qualche modo, in cui potersi in qualche modo immedesimare e per poter poi trovare una soluzione attraverso la psicoterapia. Quindi questo è l'obiettivo di Borderside, che è ugualmente un testo che è andato abbastanza bene. Molto bene, allora purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio le nostre le due persone, quindi Cristina Pisanu e la dottoressa Valeria Sassu, che sono state ospite quest'oggi in collegamento per questa nuova puntata dell'intervista speciale. Quindi grazie intanto a Cristina e Grazie a voi. grazie anche alla dottoressa Valeria Sassu. Grazie, dottoressa. Grazie a voi. Ricordiamo la dottoressa Sassu è psicologa clinica e psicoterapeuta e vi ricordiamo allora anche il titolo del loro libro di cui abbiamo parlato quest'oggi, La mia unica vita, la mia vita unica, edito per conto di Scatole Parlanti. Noi dobbiamo davvero chiudere perché è terminato il tempo a nostra disposizione. Nel salutarvi vi ricordiamo soltanto i nostri contatti, i riferimenti principali, la mail tg@retesole.it, potete scriverci lì per segnalazioni, proposte e quant'altro, e vi ricordiamo anche la presenza della nostra emittente sui social, questo è molto importante, Facebook, Twitter ed Instagram, seguiteci anche lì per saperne di più rispetto alle tante attività portate avanti da Rete Sole e soprattutto la messa in onda di tanti contributi, di tante produzioni, oltre ovviamente al TG Umbria che va in onda, lo ricordiamo, 7 giorni su 7 con 3 edizioni giornaliere. È davvero tutto, dobbiamo chiudere a questo punto. Grazie di nuovo per la vostra attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.